Trochite, trochine, che casino. Buongiorno, come va la vita? Come state? Avete passato un buon primo maggio? Direte, ma cosa ci fai qui al giovedì? Fisio Podcast esce al lunedì. Ebbene, quella di oggi sarà una puntata speciale. Colgo il fatto che questa settimana abbiamo avuto una puntata record di ascolti grazie all'episodio con Francesco Inglese sull'instabilità di spalla. Inoltre un utente, Andrea, che saluto, ciao, un neolaureato in fisioterapia, mi ha chiesto se fosse possibile fare qualche episodio più tecnico, più puntiglioso di anatomia e biomeccanica. Ho voluto accontentarlo e ho preparato una puntata tosta in cui tratterò il complesso articolare della spalla. Userò come traccia una lezione universitaria di biomeccanica del corso di laurea in fisioterapia, arricchita di dettagli come le origini, inserzioni muscolari, le innervazioni e tanto altro. È stato un lavoro lungo e impegnativo perché ho voluto creare un contenuto, posso dirlo ragazzi, formativo. Ragazzi, questa è una vera e propria lezione. Solo per i sostenitori premium metterò a disposizione la trascrizione completa sul blog. Come si diventa sostenitori premium? Facendo una donazione di almeno un euro. Sapete che Fisio Podcast è e sarà sempre gratuito, ma per poter essere gestito necessita di spese. In particolare la nostra piattaforma Spreaker ha un costo e non ti fanno sconti. Quindi andate su www.fisiopodcast.it e in alto a destra trovate il pulsante donazioni. Lo trovate anche nella pagina dei singoli episodi. Oppure potete acquistare il mio ebook su Amazon. Si intitola Mi sono rotto il tendine di Ulisse ed è una raccolta di strafalcioni, situazioni buffe e aneddoti divertenti che sono capitati a me e ai miei colleghi durante le sedute con i pazienti. Ottimo per una serata in allegria con gli amici. Costa solo 2,99 euro. Se siete abbonati a Kindle Unlimited è gratis, no? Vi lascio anche il link in descrizione. Allora, avete già fatto? Dai, non perdiamo altro tempo, iniziamo! A cura di fisioterapia e l'APMIO. Il complesso articolare della spalla. La spalla è l'articolazione più mobile del corpo. È definita un complesso articolare perché è formata da 5 articolazioni che si muovono insieme, no? E che determinano ben 22 gradi di libertà. Abbiamo 3 articolazioni dette vere, cioè l'articolazione gleno-omerale, che è tra omero e scapola, l'articolazione acromion-claveare, che è tra scapola e clavicola, e l'articolazione sterno-claveare, cioè tra sterno e clavicola. Abbiamo anche 2 articolazioni false, si dice, in quanto non sono formate dall'unione di 2 ossa, bensì sono piani di scorrimento, e sono l'articolazione sottodeltoidea e l'articolazione scapolo-toracica. Se una sola di queste 5 articolazioni non lavora bene, allora tutta la spalla avrà dei problemi. La spalla presenta molte somiglianze con l'anca, ma nell'evoluzione si è svincolata dal torace per permettere la manipolazione, senza la quale il cervello non può evolversi. Si dice infatti che la spalla sia al servizio dell'obiettivo mano, riferendosi al fatto che, grazie alla spalla, la mano può raggiungere qualunque punto dello spazio. Ricordiamo che la scapola è l'equivalente dell'emibacino all'anca. In alcuni individui, infatti, si notano delle lacinie ossee che collegano la scapola al torace. Vediamo un po' di anatomia. Partiamo dall'omero. L'omero è un osso lungo che caudalmente, cioè verso il basso, si articola con l'avambraccio nell'articolazione del gomito. Cranialmente, cioè verso l'alto, presenta un collo che termina con la testa omerale, la quale
si articola con la scapola nella cosiddetta articolazione gleno-omerale. Il collo dell'omero, detto collo anatomico, ha una retroversione di 40 gradi e un angolo di inclinazione di 135 gradi, cioè si dirige in alto, dietro, dentro. Se per esempio siete in piedi, adesso faccio dei paragoni un po' così creativi perché senza un supporto immagini è difficile. Siete in piedi, pensate di avere un orologio a lancette sotto i vostri piedi. Il collo dell'omero destro è direzionato più o meno alle ore 2 e quindi il sinistro a ore 10 chiaramente. Lateralmente all'omero abbiamo una protuberanza ossea che si chiama trochite, sul quale si inseriscono i tendini di 3 muscoli della cuffia dei rotatori che poi vedremo. Sulla faccia anteriore dell'omero, quindi di fianco al trochite un po' più mediale, abbiamo un'altra protuberanza più piccola, detta trochine, sulla quale si inserisce un altro muscolo della cuffia. Tra le due sporgenze, quindi tra trochite e trochine, troviamo un solco che si chiama solco bicipitale, dove scorre il tendine del capo lungo del bicipite, contenuto da un legamento trasverso, si chiama, che va proprio dal trochite al trochine. Quali movimenti fa la gleno omerale? Dunque, la gleno omerale è un'enartrosi, cioè abbiamo una superficie convessa, che è la testa dell'omero, e una concava, che è la cavità glenoidea, che si articolano tra di loro. Prima di vedere i movimenti di questa articolazione, facciamo una piccola digressione sui piani e gli assi su cui essi si effettuano. Questo vale per tutte le articolazioni, Poi vediamo nello specifico la spalla. Abbiamo 3 piani di movimento. Il primo è il piano sagittale. È quello che divide il corpo in una parte destra e una sinistra. I movimenti su questo piano avvengono su un asse antero-posteriore. Tanto per intenderci sempre, no? Posteriore significa, diciamo, la schiena. Anteriore, il ventre. Quindi l'asse antero-posteriore possiamo immaginarlo come una linea che attraversa il corpo, diciamo, dall'osso sacro al pube. Numero 2, abbiamo il piano frontale, detto anche coronale. È quello che divide il corpo in una parte anteriore e una posteriore. I movimenti su questo piano avvengono su un asse trasversale, una linea che va da sinistra a destra, quindi orizzontale. Per intenderci, potremmo dire che va da un'anca all'altra. Il terzo piano è il piano trasverso o orizzontale. È quello che divide il corpo in tante fettine orizzontali. I movimenti su questo piano avvengono su un asse longitudinale, cranio caudale, diciamo, no? Quindi verticale, che appunto va dalla testa ai piedi. Questo in generale. Per quanto riguarda la spalla, avremo quindi movimenti di abduzione e adduzione. L'abduzione è circa 180 gradi, avviene su un piano frontale, come quando apriamo le braccia lateralmente, cioè tipo per metterci in croce, non so, avete visto Titanic quando la ragazza sta sulla prua della nave, no, a braccia aperte, quella è l'abduzione. L'adduzione è intesa invece in questo caso come un ritorno dall'abduzione, perché in posizione di riposo, in posizione anatomica, le braccia sono già lungo i fianchi, quindi sono già addotte. Si può procedere con una iperadduzione portando il braccio davanti o dietro il tronco di circa 30 gradi e quindi abbinando alcuni gradi di flessione o estensione. Quindi abduzione e adduzione avvengono su un piano frontale. Poi abbiamo la flesso-estensione, quindi la flessione, detta anche anteposizione, ok, o elevazione anteriore, è di 180 gradi. Avviene quando portiamo in avanti le braccia, no? Quindi siamo fermi con le braccia lungo i fianchi, portiamo su le braccia fino davanti alla testa e poi fino in cima. Questa è la flessione. L'estensione è di circa 50 gradi, detta anche retroposizione, avviene quando portiamo invece le braccia indietro, ok? Quindi flessione e estensione avvengono su un piano sagittale.
Poi abbiamo le rotazioni. Rotazione esterna o extra rotazione di circa 80 gradi. Questo movimento lo potete capire stando per esempio in piedi, con le braccia lungo i fianchi e i gomiti a 90 gradi. L'extra rotazione avviene quando le mani vanno all'esterno mantenendo i gomiti vicino al tronco. Se invece le mani vanno verso la pancia, ok, avremo la rotazione interna o intra-rotazione di circa 90 gradi, che poi si continua, è lo stesso movimento con cui portiamo la mano dietro la schiena. Okay? Quindi le rotazioni avvengono su un piano trasverso. È stato visto, importante questo, che a 180 gradi di flessione sono associati 35 gradi di extra-rotazione, fondamentali per evitare che il trochite sbatta, diciamo, contro la volta coraco-acromiale, tra poco la vedremo. Questo comporta che un deficit di extra rotazione risulterà in una difficoltà a raggiungere la massima flessione e anche abduzione. Ecco, importante questa cosa, le rotazioni possono avvenire in tutte le posizioni della spalla, l'ampiezza di movimento dipenderà da esse e quindi si definiscono tre posizioni. La prima si chiama RE1, che è la posizione anatomica di riferimento, quindi gomito al corpo. RE2, con l'omero a 90 gradi di abduzione. E poi abbiamo RE3, con l'omero a 90 gradi di flessione anteriore. Okay? Infine abbiamo la circonduzione, che combina tutti i movimenti descritti prima, descrivendo un cono irregolare detto cono di circonduzione. Benissimo. Passiamo ora alla scapola. La scapola è un osso piatto a forma più o meno triangolare che ha 5 gradi di libertà e quindi presenta movimenti di adduzione-abduzione, come la spalla, in questo, però siamo sulla scapola adesso. Cosa vuol dire? Avvicinamento e allontanamento dalla colonna di circa 30 gradi, cioè la scapola si può spostare o verso la spina dorsale o allontanarsi da essa, quindi quando si allontana è l'abduzione, quando si avvicina adduzione. La scapola può anche fare movimenti di elevazione-depressione, cioè si alza verticalmente di 40 gradi e si abbassa di 10 gradi. Può anche fare delle rotazioni su un asse orizzontale, su un asse antero-posteriore e su un asse verticale. È per questo che ha tanti gradi di libertà. Okay? Il movimento rotatorio più ampio e descritto è quello sull'asse antero-posteriore di circa 60 gradi, che porta alle cosiddette rotazioni craniale e caudale. Occhio! La rotazione craniale della scapola, o laterale si dice anche, quindi craniale o laterale, ci si riferisce al fatto che la scapola destra, diciamo, ruota in senso anti-orario. Con rotazione caudale o mediale ci si riferisce al fatto che la scapola destra ruota in senso orario. In realtà tutti quelli che abbiamo descritto sono movimenti combinati sui diversi assi, ok? A causa della convessità della gabbia toracica, la scapola si posiziona con un angolo di circa 30 gradi rispetto al piano frontale. Vi ricordate, no? Quello che divide il corpo in due metà, una anteriore e una posteriore. Quindi 30 gradi. Tornando all'esempio del nostro orologio a lancette sotto i piedi, diciamo che la scapola destra è inclinata a ore 2. Questi 30 gradi sono definiti piano scapolare e spesso ci si può riferire ad esso nel prescrivere ed eseguire i movimenti durante le sedute, le rieducazioni. È importante in quanto i tessuti capsulo-legamentosi e i muscoli avranno un grado di tensione differente e quindi i movimenti avranno un'escursione diversa, più accomodante, ok? Chiaramente difetti posturali come una ipercifosi, quindi un'accentuazione della curva dorsale, potranno cambiare il piano scapolare,
e quindi questo va valutato da individuo a individuo, non sono 30 gradi per tutti, ok? Torniamo all'anatomia. Allora, abbiamo detto che la scapola ha tre angoli, perché è forma triangolare. I tre angoli della scapola sono angolo superiore, mediale, a lato della colonna vertebrale, a livello T3, terza vertebra toracica. Qui si inserisce il muscolo elevatore della scapola, che origina dai processi trasversi da C1 a C4. È innervato da rami del plesso cervicale e del plesso brachiale, quindi C3-C4 come radici nervose. Ah, giusto, d'ora in avanti, quando parleremo di muscoli, vi dirò il muscolo, inserzione, origine e anche dal nervo che lo innerva, appunto, e anche le radici cervicali, in questo caso, che vanno a innervare il muscolo. Quindi, elevatore della scapola è innervato dai rami del plesso cervicale, plesso brachiale con origine C3-C4, ok? Innalza la scapola, la ruota caudalmente, vi ricordate? Caudalmente vuol dire che la destra va in senso orario, la adduce e partecipa alla sua stabilizzazione. Fa parte quindi dei muscoli pivot della scapola. Con punto fisso alla scapola, agisce sul brachide cervicale inclinando il capo dallo stesso lato. Ok? Ok. Tre angoli della scapola, angolo superiore, bene. Angolo inferiore, sempre mediale, a lato della colonna, a livello T7, settima toracica. Poi abbiamo l'angolo laterale, che è molto importante, perché qui si sviluppano tre strutture. La prima è la cavità glenoidea, o glenoide, o a volte semplicemente glena. È una piccola cavità, poco più grande di una moneta da 2 euro, con cui si articola la testa dell'omero. È orientata posteriormente di circa 7 gradi, detto angolo di retroversione della glenoide. È circondata da una fibrocartilagine detta cercine glenoideo, detto anche labbro glenoideo uguale, che fa da cuscinetto e amplia leggermente la superficie articolare, non di tanto, ma la amplia. Questa struttura, il cercine o labbro, può rompersi per eventi traumatici o microtraumatici. Nel caso si verifichi una lussazione traumatica glenomerale anteriore, il possibile distacco del cercine nel quadrante antero-inferiore, cioè si può staccare questo cercine nel quadrante antero-inferiore. Per esempio, mi metto di fianco alla spalla destra del mio paziente, la glena me la vedo di fronte, il quadrante antero-inferiore è quello che va da ore 3 a ore 6, ok? Ok, il distacco del cercine in questo punto prende il nome di lesione di Bankart. I ripetuti gesti di lancio effettuati dagli sportivi overhead possono invece interessare il distacco del cercine nel suo quadrante superiore, quindi da ore 9 a ore 3. Avremo così le lesioni SLAP, S-L-A-P, che significa superior labrum from anterior to posterior. I sportivi overhead sono per esempio i giavellottisti, i lanciatori di baseball, gli schiacciatori a pallavolo, quindi con gesti sempre con la spalla oltre 90 gradi. Okay? Nell'angolo laterale, oltre alla cavità glenoidea, abbiamo anche l'acromion, che è quella struttura più o meno quadrata che potete sentire se vi toccate la spalla nella zona del deltoide. Se seguite il profilo dell'acromion posteriormente, potete sentire una formazione ossea a forma di cresta che si prolunga fino all'angolo superiore che abbiamo visto prima, vicino alla colonna. Questa cresta si chiama spina della scapola e divide la superficie scapolare posteriore in una fossa sovraspinata e una fossa sottospinata, quindi sopra e sotto la spina. Anteriormente, invece, la parte davanti verso il petto, l'acromion si articola con la clavicola. Infatti, se seguite il profilo della clavicola partendo dallo sterno, essa giunge pian pianino proprio in prossimità dell'acromion a formare l'articolazione acromion-claveare. Infine, nell'angolo laterale,
anteriormente troviamo un processo osseo chiamato coracoide. Coracoide. Potete palparlo inferiormente alla porzione più laterale della clavicola. La coracoide è sede di origine e inserzione di tre importanti muscoli. Ok? Quindi, dalla coracoide originano il piccolo pettorale. Dunque, lui in realtà origina dalla terza, quarta e quinta costa e si inserisce sulla coracoide. Sembra un piccolo ventaglio che dalla coracoide si apre in basso e medialmente. È innervato dal nervo pettorale mediale C8. Abbassa la scapola e la ruota caudalmente. Con punto fisso alla coracoide, eleva le costole. Quindi è un muscolo inspiratorio accessorio. Sempre dalla coracoide trae origine il coraco brachiale. Quindi il nome già si capisce. Dalla coracoide coraco al braccio, brachiale. Esso si inserisce sul terzo medio della faccia anteromediale dell'omero. È innervato dal nervo muscolo cutaneo C5-C6, che peraltro attraversa il suo ventre muscolare. È coinvolto il coraco brachiale nella flessione anteriore e nell'adduzione dell'omero. La coracoide dà origine anche a un terzo muscolo che è il capo breve del bicipite brachiale. Il capo lungo invece del bicipite origina dalla glena, in particolare dal tubercolo glenoideo superiore. I due ventri muscolari si riuniscono e si inseriscono con un tendine comune sulla tuberosità bicipitale del radio, nell'avambraccio. Okay? È innervato il bicipite brachiale dal nervo muscolo cutaneo C5-C6. Nel complesso il bicipite è un flessore del gomito e supinatore, in pratica porta il palmo della mano in alto, okay? Ma partecipa anche nei movimenti di adduzione, intrarotazione e flessione del braccio. Segnaliamo la presenza tra la coracoide e la capsula articolare della borsa coracoidea, così, tanto per completezza. Allora, i tre angoli scapolari che abbiamo appena descritto definiscono quindi tre lati o margini della scapola. Il margine mediale a fianco della colonna, quindi da T3 a T7, che trova l'inserzione di due muscoli pivot della scapola. Allora, in realtà sono tre, perché abbiamo i due romboidi, grande e piccolo romboide, originano dai processi spinosi delle vertebre da C7 a T5 e sono innervati dal nervo dorsale della scapola, con radici C4-C5. I romboidi fanno aderire strettamente la scapola al torace, intervengono nella sua elevazione, la ruotano caudalmente e la adducono. Nel margine mediale della scapola si inserisce anche il grande dentato o dentato anteriore. Questo origina dalla parte anteriore delle prime 10 coste. Ha due fasci di fibre orientati diversamente e sono il fascio superiore, che ha orientamento in alto e in avanti, e il fascio inferiore, che ha orientamento in basso e in avanti. Il gran dentato è innervato dal nervo toracico lungo C5-C8, abduce e ruota cranialmente la scapola e la fa aderire al torace. Abbassa la scapola con i suoi fasci inferiori, la eleva con i fasci superiori, ok? Se preso come punto fisso, eleva le coste, partecipando all'inspirazione forzata. Anch'esso, come il piccolo pettorale, è un muscolo inspiratorio accessorio. Poi abbiamo il margine superiore della scapola, che è essenzialmente rappresentato dalla spina, l'acromion e dalla fossa sovraspinata. Qui troviamo altri muscoli. Allora, abbiamo il trapezio, il famosissimo muscolo trapezio, si divide in tre fasci, superiore, medio e inferiore. Nel complesso, il trapezio origina dalla linea nucale superiore, dalla protuberanza occipitale esterna, dal legamento nucale e dai processi spinosi da C7 a T12.
quindi bello lungo, eh? Si inserisce nel terzo laterale della clavicola, nel margine mediale dell'acromion e lungo la spina della scapola. Il trapezio è innervato da un ramo spinale del nervo accessorio, che sarebbe un nervo cranico, ok? C2-C4. I fasci medi sono quasi orizzontali e hanno un ruolo nell'addurre la scapola, cioè avvicinarla alla colonna, un po' come i romboidi. I fasci superiori la elevano e la ruotano cranialmente. I fasci inferiori la deprimono, quindi la abbassano, e la ruotano cranialmente. Con punto fisso alla scapola ha invece un'azione sul rachide cervicale che vedremo in un altro capitolo, ok? Nel margine superiore della scapola abbiamo anche il deltoide, famosissimo deltoide, origina dall'acromion e dalle porzioni laterali di clavicola e spina della scapola. Si inserisce nella parte laterale dell'omero, precisamente sulla tuberosità deltoidea. È innervato dal nervo ascellare, detto anche circonflesso, C5-C6. Okay? È un potente abduttore, ma anche flessore e rotatore interno con i fasci anteriori, ed è estensore rotatore esterno con i fasci posteriori. Ok, poi abbiamo il margine laterale. Da qui, dal margine laterale, ma anche dall'angolo inferiore della scapola, abbiamo l'origine di un muscolo, che è il muscolo grande rotondo, che poi si inserisce sulla faccia anteriore dell'omero, subito sotto al collo chirurgico, no? E vicino ai tendini di gran pettorale e gran dorsale, che dopo vedremo. È innervato il grande rotondo dal nervo sottoscapolare inferiore, C5-C7. Interviene nell'estensione, adduzione e intrarotazione dell'omero. Dal margine laterale, superiormente all'origine del grande rotondo, troviamo l'origine del piccolo rotondo. Questo si inserisce nella faccia inferiore e posteriore del trochite. È innervato dal nervo ascellare, come il deltoide, C5-C6, è un extra rotatore e lavora in maniera crescente procedendo con l'abduzione. Quindi con più abduciamo il braccio, con più la sua azione di rotatore esterno è importante. La sua massima azione infatti la raggiunge a 90 gradi di abduzione. Superiormente all'origine del piccolo rotondo, nella tuberosità sottoglenoidea, troviamo l'origine del capo lungo del tricipite, che questo si va a riunire agli altri due capi, che sono il laterale e il mediale, che invece hanno origine sulla parte posteriore dell'omero, per poi tutti e tre insieme inserirsi con un tendine comune nel processo olecranico dell'ulna, detto anche olecrano. Il tricipite è innervato dal nervo radiale C6-C8 ed è essenzialmente un estensore del gomito. Il capolungo però partecipa anche all'estensione dell'omero. Facciamo un piccolo approfondimento sull'articolazione gleno-omerale. La testa dell'omero non è una sfera perfetta, quindi non c'è un solo centro di rotazione, ma più centroidi. Quindi il centro di rotazione cambia sempre durante le fasi del movimento. I movimenti sono combinazioni di rotolamento e traslazione, ok? Paragonando la spalla all'anca, la glenoide è molto più ridotta dell'acetabolo e non avvolge minimamente la testa dell'omero, cosa che invece nel femore succedeva. Anzi, la testa dell'omero esce quasi per metà. I legamenti sono più lassi, lunghi, deboli. A differenza dell'anca, la spalla lavora in trazione, in sospensione, quindi è sfavorita dalla gravità. Ne deriva una alta instabilità e quindi maggiori rischi di lussazione. Vi ricordo la puntata di lunedì con Francesco Inglese. La coartazione articolare avviene grazie a diverse strutture attive e passive. Quindi vediamo quelle passive. Prima la capsula articolare.
La capsula è un manicotto fibroso che va dal bordo glenoideo al collo anatomico dell'omero. Anteriormente è rinforzata dai legamenti gleno-omerali, fra un po' li vediamo. Inferiormente presenta delle pieghe sinoviali, dette frenule capsulari. Queste si distendono durante l'abduzione per permettere un maggior arco di movimento. Poi abbiamo i legamenti, quindi. Sono delle redini di controllo lunghi e spiroidali, ma non mantengono la testa omerale centrata nella glena. E sono questi legamenti. Il corco omerale, che ha un ruolo di stabilizzazione, limita l'extrarotazione. È formato da due fasci che dalla coracoide si inseriscono sul trochite. Limitano la subluxazione inferiore anche. Durante la flessione si tende il fascio posteriore. Durante l'estensione si tende il fascio anteriore. Poi abbiamo i legamenti gleno-omerali, detti nel complesso legamento a Z, che sono anteriori anche loro, no? Tutti limitano l'extra rotazione. Il gleno-omerale superiore va dalla glenoide al trochine e stabilizza l'articolazione a braccio addotto e limita la subluxazione inferiore. Il gleno-omerale medio, anch'esso va dalla glenoide al trochine, limita l'instabilità a braccio abdotto e la traslazione anteriore, quindi anche la subluxazione anteriore, come quando facciamo una schiacciata a pallavolo, no? Poi abbiamo il gleno-omerale inferiore, che va dalla glenoide al collo chirurgico dell'omero. È il più importante nel limitare la subluxazione inferiore e agisce tra 45 e 90 gradi di abduzione. È l'unico, l'inferiore, che si tende a ricostruire chirurgicamente. Ok, quindi nel complesso in abduzione si tendono il glenomerale medio e l'inferiore, mentre il superiore si detende. In extrarotazione si tendono tutte e tre, in intrarotazione si detendono tutte e tre. Ok, e poi abbiamo adesso gli stabilizzatori attivi, dinamici, no? La famosa cuffia dei rotatori, quindi gli stabilizzatori dinamici, cioè con il loro tono stabilizzano la glenomerale nei vari movimenti che essa compie. È la principale struttura di coartazione trasversale formata dai tendini di quattro muscoli che avvolgono la testa dell'omero come se fossero una cuffia, una calotta. L'unica porzione che resta scoperta è quella tra il trochite e il trochine, detta anche intervallo dei rotatori. E quindi, quali sono questi muscoli della cuffia? Vediamoli. Abbiamo il sovraspinato. Quante volte l'avete sentito, no? Il sovraspinato è l'unico la cui lesione può essere, diciamo, tollerata. In genere, con gli anni, è frequente una degenerazione nell'inserzione sul trochite, ti ricordate? Statisticamente, nel 47% delle persone intorno ai 60 anni d'età c'è questa degenerazione. Poiché il tendine è più esposto al contatto diretto con la volta coraco-acromiale, adesso lo vediamo, ed è anche poco vascolarizzato, può difficilmente guarire la sua lesione, ok? Il sovraspinato origina dalla fossa sovraspinata e si inserisce sulla faccetta superiore del trochite. È innervato dal nervo soprascapolare C5-C6. Il sovraspinato è un abduttore e in parte extrarotatore. Inoltre funge da cuscinetto spaziatore, nonché da stabilizzatore verticale dell'omero, quindi evita che cada in basso, insomma. Abbiamo anche il sottoscapolare, che origina dalla faccia anteriore della scapola, quella che appoggia sulle costole, per intenderci, la parte di scapola che non vediamo. Il sottoscapolare si inserisce sul trochine, è innervato dai nervi sottoscapolari superiore e inferiore C5-C6. È il maggior intrarotatore dell'omero.
coatta e deprime la testa dell'omero rispetto alla glena e funge da muro anteriore, incrementando la stabilità orizzontale. Sotto al suo tendine segnaliamo la borsa sottoscapolare, che è una dipendenza della sinoviale articolare e che serve a facilitare lo scorrimento del tendine sui tessuti sottostanti. Abbiamo anche il sottospinato, il terzo muscolo della cuffia, che origina dalla fossa sottospinata e si inserisce nella faccia media posteriore del trochite. Okay? È innervato dal nervo soprascapolare C5-C6. È il più potente extrarotatore e lavora soprattutto a braccio addotto, vicino al corpo. Come il sottoscapolare, coatta e deprime la testa dell'omero nei confronti della glena. Svincola il trochite nei confronti dell'acromion, favorendo il movimento di abduzione. Contribuisce alla stabilità orizzontale della testa dell'omero. Ok? Sottoscapolare e sottospinato, attenzione, possono essere considerati come due redini, briglie, e sono veramente indispensabili. La lesione del sovraspinato può essere anche compensata da queste due importanti strutture. È il concetto del ponte in sospensione di Bankart, secondo cui mantenendo intatta la coppia di forze formata da questi due muscoli, quindi sottoscapolare e sottospinato, e la spalla può comunque lavorare armonicamente. La lesione presente può così essere definita funzionale. E infine il quarto muscolo della cuffia è il piccolo rotondo che abbiamo visto poco fa. Ecco, diciamo che funzionalmente fa parte della cuffia anche il capo lungo del bicipite, anche se non origina dalla scapola ed è diverso, però è un forte stabilizzatore. Lui ha un'inserzione intracapsulare ma extrasinoviale, che funzionalmente appunto è parte della cuffia in quanto è un fortissimo stabilizzatore anteriore. Quando comincia a essere doloroso il bicipite, il capolungo, vuol dire che la cuffia sta lavorando male e quindi la sua tendinite è secondaria a un deficit di cuffia. Ok? Può anche andare incontro a tendiniti primarie, evenienza che però si presenta solo nel 5% dei casi. La cuffia comprime la testa omerale nella cavità glenoidea ed è un elemento fondamentale nel bilanciamento muscolare. In pratica, il deltoide in posizione di partenza di braccio lungo il fianco, che è definita la zero start position, tenderebbe a innalzare l'omero verso l'alto, il deltoide, ma i muscoli della cuffia tengono centrata la testa omerale in quanto il loro vettore è trasversale e verso il basso. La spalla ideale deve avere delle forze di coppia intatte. Più o meno il rapporto tra intra ed extra rotatori deve essere 2-1. E la spalla deve anche avere un fulcro stabile e integrità dei punti di sospensione. Se ho una lesione della cuffia con dolore, tale dolore mi impedisce l'azione coartante e stabilizzatrice e l'azione del deltoide può prevalere e dare dei problemi. Okay? Andiamo avanti con gli stabilizzatori. Abbiamo i muscoli longitudinali. Dunque, abbiamo detto che la spalla lavora in sospensione. Quando portiamo un peso, la coartazione non è assicurata dalla cuffia. In questo caso, questi muscoli che adesso andiamo a nominare longitudinali hanno un effetto coartante, altrimenti di per sé la loro azione sarebbe decoartante, in quanto tenderebbero ad alzare il moncone omerale. Quindi io ho un secchio di sabbia da 5 kg in mano, ok, vado in giro, questo peso mi tenderebbe a portare l'omero verso il pavimento, insomma per terra, me lo abbasserebbe. Questi muscoli, essendo verticali, me lo tengono su, ok? Evitano la subluxazione inferiore. Quali sono questi muscoli? Alcuni li abbiamo già visti. Il sovraspinato, il capo lungo del tricipite, il fascio clavicolare, adesso li vediamo, del grande pettorale, il capo lungo del bicipite, il capo breve del bicipite, il corco brachiale e il deltoide.
Parliamo del deltoide, che abbiamo nominato più volte, sembra quasi il colpevole di tutto, poveretto. Vediamo cosa fa. Il deltoide abitualmente viene diviso in tre fasci, anteriore, medio e posteriore. Okay? Fick, uno studioso, lo ha studiato con l'elettromiografo e lo ha distinto in sette fasci, a seconda di quando si attivano durante i movimenti. Inman, che è un altro studioso, ne ha studiato la forza a 90 gradi, dicendo che è 8,2 volte il peso dell'arto, per cui per compensarlo i muscoli della cuffia devono essere allenati. Se ho una lesione della cuffia, devo compensare con i muscoli longitudinali abbassatori. Quindi quali sono? I fasci inferiori del gran pettorale e il gran dorsale. E per completezza descriviamo anche questi ultimi due. È una lezione tosta, lo so, magari mettete in pausa, prendete un caffè, ok? Allora, gran dorsale. Il gran dorsale origina dalla fascia toraco-lombare, dai processi spinosi da T6 a T12, dalle ultime quattro coste, nonché dalla cresta iliaca posteriore e dall'apice inferiore della scapola. Bello grosso, eh? Si inserisce nel solco bicipitale dell'omero. È innervato dal nervo toraco-dorsale C6-C8. Il gran dorsale è un potentissimo estensore, adduttore e rotatore interno dell'omero. E poi, per chiudere, il gran pettorale. Il gran pettorale ha un'origine anche lui molto vasta. Distinguiamo un capo clavicolare che origina dal terzo mediale della clavicola. Il terzo mediale vuol dire la parte vicino allo sterno, ok? Abbiamo un capo sternale che origina dallo sterno e dalle prime sei cartilagini costali e un capo addominale che origina dall'aponeurosi degli addominali obliqui esterni. Il gran pettorale si inserisce subito sotto al trochite, precisamente sul labbro laterale del solco bicipitale. È innervato dai nervi pettorali mediale e laterale C5-T1. Interviene nella flessione, nella rotazione interna e nell'adduzione orizzontale dell'omero. Ok, vediamo ora l'articolazione acromion claveare, che fa parte delle tre articolazioni, diciamo, vere della spalla, ok? La acromion claveare è un'articolazione sinoviale tra acromion e clavicola. Partecipa all'elevazione della scapola con i suoi 30 gradi di escursione e alla trasmissione delle forze dall'articolazione glenoumerale all'asterno claveare. Okay? Ci sono dei legamenti qua importanti. Abbiamo i coraco-clavicolari. Uniscono la porzione superiore della coracoide alla superficie inferiore della clavicola. Sono il vincolo motore della rotazione clavicolare e sono il conoide e il trapezoide e sono tra di loro perpendicolari. Dopo li vedremo quando parliamo di movimenti appunto di elevazione. Poi abbiamo i legamenti coraco-clavicolare interno e il legamento acromion-clavicolare. Ok? Tutto qui. L'articolazione sternoclaveare, invece, è l'unica articolazione che unisce il complesso della spalla allo scheletro assiale, perché per il resto la spalla è sospesa al torace, quindi solo tramite dei sistemi muscolo-fasciali. È un'articolazione, la sternoclaveare, a sella, tra il manubrio dello sterno e la parte mediale della clavicola. Tra le superfici articolari è interposta una fibrocartilagine, tipo un menisco, che aumenta la stabilità a dispetto della mobilità per diminuire le sollecitazioni trasmesse allo sterno appunto attraverso la clavicola. È un'articolazione a sella, la potete simulare, diciamo, mettendo le vostre mani una di fronte all'altra, no? E ponendo pollice e indice a formare due C, una opposta all'altra, ok? Ora girate una delle due C di 90 gradi e provate a incastrarle. Questa più o meno in articolazione a sella, no? Provatemo che movimenti fa. La sternoclaveare, ecco questo è importante, ha 30 gradi di motilità, più i 30 gradi visti prima della acromion claveare fanno 60 gradi totali che poi farà la scapola durante i movimenti che adesso andiamo
a descrivere. Citiamo anche il legamento costo-claveare tra la parte mediale della clavicola mediale e la prima costa. Lo ritroveremo più avanti parlando del ritmo scapolo-omerale. Ok, e poi abbiamo l'articolazione sotto-deltoidea. Questo è uno spazio al di sotto dell'acromion. Ve lo ricordate l'acromion? Quello qui mezzo quadrato in alto nella spalla? Allora, lo spazio sotto l'acromion si chiama spazio sottoacromiale e rappresenta una cavità di contenimento della testa omerale. Questo comprende l'acromion, poi più anteriormente la coracoide e tra i due il legamento coraco-acromiale che unisce appunto acromion e coracoide. E poi abbiamo al di sotto la borsa sottoacromion-deltoidea, formata da due foglietti riempiti di liquido. È importante perché tramite essa il deltoide può scorrere sulla cuffia sottostante. Se i due foglietti sono presentano una patologia, sono collabiti, no? Si toccano, non scivolano bene, non possono più scorrere uno sull'altro, avremo una disfunzione dolorosa con limitazione dell'abduzione. Inoltre, se il tendine del sovraspinoso si infiamma o forma un ingrossamento, quando passa dalla sottodeltoidea si sente uno scatto a volte, infatti si parla anche di spalla scatto. E poi l'articolazione sottodeltoidea comprende anche, come detto prima, il tendine del sovraspinoso che fa anche lui da cuscinetto, ok? E va a completare questa articolazione funzionale che è l'articolazione sottodeltoidea. L'asse rotatorio di questa volta coraco-acromiale e quello della testa omerale devono essere concentrici. Problemi a questo livello danno origine a patologie. E ora dai, vediamo verso la fine all'articolazione scapolo-toracica. Questo è un piano di scivolamento virtuale molto importante perché si sposta lateromedialmente di 15 cm e si innalza di 10-12 cm e ruota di 60 gradi. È unita al torace tramite la sternoclaveare e l'acromion claveare, okay? Che abbiamo già visto. Nella scapola toracica riconosciamo due spazi di scorrimento. Il primo è lo spazio omoserratico. Omo sarebbe appunto la scapola, serratico è il gran dentato. Quindi tra il gran dentato e il sottoscapolare c'è questo spazio che si chiama omoserratico. E poi c'è invece lo spazio toraco-serratico tra gran dentato e torace, quindi coste e muscoli intercostali. Quindi, vediamo quindi la scapola, il sottoscapolare, il gran dentato e poi abbiamo le coste. Okay? Tra la scapola e la gabbia toracica abbiamo una borsa sierosa che facilita lo scorrimento della scapola stessa. Vediamo ora al famoso ritmo scapolo-omerale. Allora, vediamo cosa succede. I primi 25-30 gradi di abduzione sono la fase preparatoria in cui agisce prevalentemente la glenoomerale. La scapola toracica si muove poco, cioè si muove ma non è così importante. Dopo i 25-30 gradi il movimento è combinato, semplificando diciamo che vi è un rapporto di 2-1, cioè ogni 3 gradi complessivi di movimento, 2 sono a carico della glenoomerale e uno a livello della scapola toracica. Questa è solo una media, eh? In realtà il rapporto varia nei vari angoli di movimento. Essendo la scapola collegata al torace, il primo asse di movimento sarà anteroposteriore, quindi da dietro avanti, okay? E attraverserà l'asterno claveare. La clavicola cosa fa? Ruota intorno a questo asse e si alza, nel mentre la scapola ruota cranialmente. Il legamento costo-claveare, ricordate, tra clavicola e prima costa, va in tensione a un certo punto, no? Quindi si va a bloccare un ulteriore innalzamento della clavicola. I muscoli interessati in questa fase sono il gran dentato e il trapezio superiore. A questo punto l'asse di movimento si sposta sulla acromion claveare. La scapola continua a ruotare finché
entrano in tensione i legamenti coraco-clavicolari, il conoide e il trapezoide, vi ricordate, tra la coracoide e la clavicola. I muscoli interessati sono il gran dentato e il trapezio inferiore. La tensione dei legamenti conoide-trapezoide produce una forza passiva che fa ruotare indietro la clavicola. Poiché la clavicola è fatta come una manovella a S, la sua rotazione solleva la sua parte distale e la glenoide finisce per guardare in alto. Durante questi movimenti, i muscoli devono agire in maniera coordinata, bilanciata e integrata. Man mano che l'omero si solleva, avviene quindi la rotazione esterna automatica che svincola il trochite, impedendone il contatto con l'arco coraco-acromiale. Una puntualizzazione: esistono lesioni al nervo accessorio, che appunto innerva il trapezio, o anche lesioni al nervo toracico lungo, che innerva il gran dentato, tipiche dei bodybuilder, per microtraumi, insomma, mastectomizzati anche, capite, nei quali la mancata azione di questi muscoli provoca una discinesia della scapola, che diventa alata, si dice, no? Si stacca dal torace e riduce la capacità dell'omero di effettuare una fisiologica flessione anteriore, movimento favorito appunto dal muscolo gran dentato, o anche l'abduzione, movimento favorito dal trapezio. Infatti ci sono poi dei test per determinare se il deficit è del trapezio o del dentato, in base appunto che il test sia in abduzione o in flessione anteriore. Ok, riassumiamo quindi i gruppi muscolari della spalla. Secondo lo schema di Job avremo i muscoli protettori gleno-omerali, in pratica la cuffia, sovraspinato, sottospinato, sottoscapolare, piccolo rotondo. Poi abbiamo i muscoli pivot della scapola, che sono il trapezio, superiore, medio, inferiore, i romboidi, grande e piccolo, il dentato anteriore, l'elevatore della scapola e il piccolo pettorale. E poi abbiamo i muscoli posizionatori omerali, cioè i motori del movimento, deltoide, gran dorsale, gran pettorale, ai quali aggiungiamo il coraco brachiale, il bicipite brachiale, il capo lungo del tricipite brachiale e il grande rotondo. Siamo verso la fine, ragazzi, ci siete ancora? Riassumiamo il movimento di abduzione. Da 0 a 10 gradi lavora il sovraspinoso, che viene definito ancora da qualcuno lo starter dell'abduzione, no? Da 10 a 30 gradi il sovraspinoso insieme al deltoide lavorano. Da 30 a 90 gradi abbiamo il sovraspinoso e il deltoide continuano a elevare il braccio, ma si aggiungono trapezio e gran dentato, che invece lavorano sulla scapola. Da 90 a 150 gradi il trapezio più gran dentato completano la rotazione della scapola, si oppongono invece il gran pettorale e il gran dorsale. Il movimento fino ai 180 gradi come viene completato? Allora, se solleviamo solo un braccio, i 180 gradi verranno raggiunti mediante l'inclinazione controlaterale del tronco. Ok? Se solleviamo entrambe le braccia, invece, i 180 gradi verranno raggiunti tramite l'aumento della lordosi lombare, quindi dell'estensione della colonna vertebrale lombare. Riassumiamo invece il movimento di flessione. Da 0 a 60 gradi abbiamo deltoide anteriore, coraco brachiale e gran pettorale. A questa fase si oppongono, il legamento coraco-omerale posteriore e i muscoli piccolo rotondo, grande rotondo e sottospinoso. Da 60 a 120 gradi la rotazione scapolare avviene per opera del trapezio e gran dentato. Si oppongono gran dorsale e gran pettorale nei suoi fasci più inferiori. E da 120 a 180 gradi, come per l'abduzione, avremo l'inclinazione laterale del tronco o l'estensione lombare a seconda che solleviamo un solo braccio o entrambi. Bene, direi che anche per oggi è tutto, è stata una puntata intensa e spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Se vi è piaciuto questo episodio, vi prego di lasciare una valutazione di 5 stelle su iTunes o sulla piattaforma che utilizzate per ascoltarci. Sarebbe d'aiuto per avere un miglior posizionamento nei motori di ricerca. Mi raccomando, condividete il podcast con i vostri contatti, così continueremo a crescere. Vi aspetto lunedì con una nuova puntata di Physio Podcast. Buon fine settimana, ciao! Second whiskey, and the night begins, and blacker than